È arrivato il giorno dell'ufficialità, Gianluca Grassadonia è il nuovo condottiero della Paganese per la prossima stagione agonistica, una Paganese che aspetta di conoscere i responsi relativamente alla categoria, ma intanto già costruisce la squadra da mettere a disposizione dell'ex allenatore della Salernitana e della Casertana. L'entusiasmo dello stesso tecnico abbinato a quello di Cocchino Deboli per poter riportare in alto il vessillo azzurro stellato. Alcuni uomini di esperienza, Luca Fusco, Petrocco, lo stesso Sasa Russo, ex Salernitana, così come il probabilissimo ritorno di Ciccio Scarpa, delineano già quelli che sono i progetti della società, i progetti tecnici di una Paganese che, categoria a parte, è intenzionata assolutamente a ben figurare nella stagione 2011-2012. Innanzitutto benvenuto mister, voglio partire dalla citazione del buon Carletto Mazzone: in campo c'è scritto tutto, tocca solo trovare gli uomini che sappiano leggere quanto c'è scritto in campo. Questo il leitmotiv del suo lavoro, di concerto ovviamente con Cocchino Deboli, per la costruzione della squadra? Sì, insomma, penso che è una frase che da 20 anni mi è rimasta dentro e penso che sia così. Insomma, è chiaro che toccherà a noi dello staff far sì, insomma, che tutto questo succeda, però è importante avere la grande disponibilità da parte dei giocatori a un serio lavoro, a un duro lavoro da costruire già sul ritiro. Se ci fosse la possibilità di integrare con qualche giovane interessante la squadra, mi fa piacere, perché insomma andremo a semplificare quello che è il lavoro sul ritiro, e così anche per la prima squadra, nel periodo in cui ho avuto il piacere di allenare la NB, insomma, di integrarla con qualche giocatore che conosco e che stimo, mi farebbe piacere. Luca Fusco, Sasa Russo, Francesco Scarpa sarebbero gli elementi che farebbero poi da chioccia a questi giovani atleti, tra l'altro tenendo conto dei nomi che circolano sono comunque giovani che hanno già esperienza tra i professionisti. Sì, sono giocatori che stiamo seguendo, che il direttore ha individuato, e insieme a loro, insomma, anche qualcun altro. È chiaro che dovranno essere giocatori di valore, giocatori che possano, insomma, fare al caso nostro per fare un qualcosa di importante. Dietro alle riconferme di Fusco ci sono i nuovi innesti, che sono Petrocco, Sasa Russo, Tricarico. Entro stasera, ma già non ne voglio parlare perché questo sta ancora, per quanto riguarda il contenzioso con la Lega, abbiamo preso Orlando, il 90 della Salernitana, abbiamo preso Neglia, e quindi entro un paio di giorni cercheremo di completare quello che ho detto giorni addietro, almeno di arrivare a 16-17 unità, poi per aspettare il responso per quello che sarà la categoria che noi dobbiamo partecipare.